Signori, belle mie, benvenuti in un nuovo episodio con Dead Space Remake. L'ultima puntata ci eravamo salutati che abbiamo ucciso il Leviatano, raga, che in poche parole non era altro, penso, il cuore di tutto quello che vediamo qua, budella, vario schifo sparso per la pappa. Ci troviamo a Mienze Macere e Pumarora. Veramente, minchia, pomodori veramente sono, così a caso ho sparato. Va bene. E dobbiamo raggiungere il ponte minerario, una nuova zona che penso ci aiuterà. La 1200. Ma questa è proprio zona nuova a tutti gli effetti. Munizioni. A munizioni non eravamo messi benissimo comunque. Che adesso potremmo dire di esserlo. Saliamo. E mi dispiace, ragazzi, nell'episodio precedente il volume del gioco era un po' troppo alto. Me ne sono accorto purtroppo. Due episodi dopo, perché ho registrato l'episodio 6 e 5, questo è il 7, io il 6 e il 5 li ho registrati di fila, e rendendomi conto un pochino durante l'editing, insomma, è un po' alto, lo so. Io che parlo piano perché ho sto cazzo di difetto di parlare piano, e quindi scusatemi tanto, ma so che tanto questi video li guarderò io e mia madre, e quindi sti cazzi. Non dovremmo essere tanto lontani perché questa qui è una zona nuova. Esatto, ci apriamo il trasporto, finalmente. Bene, adesso voglio vedere un attimo, mentre che... Rimozione del blocco della stazione. Perfetto, grazie signorina. Sempre che sbaglio tasto, 3 episodi che sbaglio tasto. Adesso che abbiamo sbloccato qua, nelle missioni secondarie, dovrebbe... no, ancora no. Però, insomma, man mano queste missioni secondarie diventeranno fattibili. Ok, questa è tutta zona nuova, raga, perché siamo proprio nel ponte minerario in questo momento. Oh, I porca. sistemi del ponte minerario sono impazziti. Bene. Vediamo gli ascensori. Qualche idea su dove sia il radiofaro di Temple? No. Controllo il comando minerario. I tubi di lancio potrebbero inviare un radiofaro. C'è qualcuno? Hammond, dove sei? Ben condotti, spero non sentano. Le cose sono dappertutto. No, gli unitologisti. Sono tutti sul ponte equipaggio. Impazziti. Una di loro ne ha pugnalato un altro e quello rideva. Aspetta, si stanno muovendo. Hammond! Merda, ho perso ancora il segnale. Il radiofaro Isaac, in fretta. Ho capito, aspetta un attimo. Allora, attiva i tubi di lancio, fammi spostare queste minchiate per cortesia. Oh, e qua non abbiamo l'autorizzazione. Madonna. Ma vai a cagare, ma guarda qua. Scarto di sperma. Mamma mia, raga, ma che ambiente. Porca... Questo gioco, raga, io lo giocai ai tempi per PC. Il PC, proprio vi dirò, del compagno di mia mamma. Ed ero... Beh, raga, penso che avevo forse 9-10 anni proprio. Il gioco era uscito da 2 anni, l'originale del 2008. Ma proprio questo è forse il primo gioco che ho fatto, capito? Quindi non mi ricordo perfettamente il Richiesta gioco com'era, autorizzazione rilasciata. perché lo giocai troppi anni fa. Però è vero anche che rigiocarlo sotto questi nuovi aspetti grafici è tutta un'altra roba. Da uno aumenta la dimensione del proiettile del fuoco secondario. Mamma mia, strapotenziato. E il raggio, raga, l'abbiamo fatto OP. Mamma mia, guarda che c'è qua. Questo è per tirare secondario, non so manco che cazzo fa. Entriamo qua dentro. Due dei sottoponti minerari sono bloccati. Anche se tutti i sistemi sono in funzione. Devo capire il perché. Cerca di capirlo. Qua cosa possiamo fare? Attivare che cosa? Ah. Ok, operazioni minerarie. È qui che dobbiamo andare. Ehi, Godzilla! Se devi uscire, fallo adesso. Ah, siamo in un ascensore, ma che due coi. Non l'avevo capito. E da qui possiamo accedere già a tante zone. Qual è il nostro obiettivo? Che non ci fa. Non ce lo fa vedere per adesso. No. Porca puttana. E ora qua spunta qualcosa. Dai, come avaria della centralina? Signorina, si sbrighi, non voglio. Oh, oddio. Porca puttana, l'ho one shottato. Vai via. Dio.
Affanculo. Casualmente si è sbloccato adesso, eh? Dopo che ci siamo rotto i coglioni. Tra l'altro, minchia, ma sempre che sbaglio. Mi sparerei un kit. Mamma mia, non abbiamo kit, raga. Cazzo, dobbiamo stare attenti, raga. Io vado con l'artiglio. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Oh, laser che non mi piacciono. Ah, qua ti fa vedere, non immaginavo. Classico tutorial su quello che accade se cammini nel laser. Vabbè, ho già capito. Grazie a questo scatolo, penso, ecco. Blocco i laser. Perfetto, e qua il buon uomo? 100 crediti, mica li fotto. Allora, dobbiamo andare di lì, ma fatemi dare una rapida occhiata pure qua. Buon uomo, lei come sta? Tutto bene? Beh, allora proseguiamo. Non abbiamo vita, abbiamo bisogno più... Ah, vai a cagare! No. Buon uomo, chi ti ha fatto questo? È morto. Oh, mamma mia. 100 crediti, dammi la vita al posto di darmi sempre quasi quasi la comprerei. E adesso la corrente c'è, possiamo salire nell'ascensore, qua c'è un salvataggio. E bene, saliamo, vediamo cosa c'è. Ehi. Oddio no, le alette di pollo, no. Se c'è qualcuno lo faccia adesso. Oh, medikit, ma è impossibile che sbaglio in continuazione. Sparatelo. Dei crediti. 1500 crediti. Un altro medikit. Non ho sbagliato a sto giro. La trivellazione di Aegis 7 è stata condotta oggi. Tutto è andato liscio dal nostro punto di vista. Anche se sembra che vi siano dei problemi sul pianeta. Tanto che abbiamo perso temporaneamente i contatti con la colonia. Ma i legami sono stabili. Con la torsione entro i parametri accettati. I primi carichi di roccia. Vabbè, questo è il pianeta. Giustamente estraevano i minerali. Siamo sul ponte minerario. Allora, carichiamo il radiofaro, vediamo se... Come? Contattare il supervisore Dallas per richiedere l'autorizzazione. Dai, ma vai a cagare. Facciamo progressi con i sistemi del ponte minerario. Hai il radiofaro di soccorso? No, i tubi di lancio sono sigillati. Serve il rig di un amministratore del ponte per aprirli. Che sarà sicuramente pure quello livello 3. Supervisore Dallas, sul sottoponte di lavorazione. Sul sottoponte. Anche per un tale Jacob Temple. Sottoponte di manutenzione. Forse ha lasciato lì il radiofaro di soccorso. Spero tu riesca a raggiungerlo con queste avarie. Non avarie. Trappole. I minatori cercano di resistere così. Merda. Ok, apro i sottoponti. Però assicurati che il radiofaro non sia collegato a qualcosa. Vabbè, però hai rotto i coglioni. Ogni volta, qualsiasi cosa prendo, la sto riparando tutta sta nave praticamente. E qua non posso più andare, qua c'erano le alette di pollo. Tocca tornare indietro, sempre penso sull'ascensore principale e andare su un altro piano. Allora, noi dovremmo andare per di qui nell'ascensore. Ok, dobbiamo andare stavolta nella sala lavorazione. Noi eravamo partiti da preparazione. Quindi siamo scesi qui, manca questo piano e l'ultimo, quello sotto questo che non mi ricordo qual era. Comunque la nostra armatura è fighissima. Ho visto uno short su YouTube, raga, che faceva vedere un'armatura tipo zombie, l'armatura infetta, fighissima, non so come si ottiene. Buon uomo, Giacomo. Jacob. Se senti questo, ho lasciato il ponte, torno subito. Mi ha chiamato un altro superstite, terrorizzato. Chiudo il radiofaro di soccorso, vado a cercarlo. Non c'è ancora una finestra di lancio. Ma per lui vale la pena rischiare. È un medico, Mercer, credo. Il bastardo che ha fatto gli esperimenti. Non è un buon segno quell'urlo. Ed è proprio verso l'urlo che dobbiamo andare. Però fammi vedere qua cosa c'è. C'è pure quel bastardo lì che esplode. Cagare. Ho sparato con lanciagranate, raga, così evitavo tutti i bimbi sudatelli. Perfetto, dammi questa cosa che ci cammino. Gli ho mozzato la testa. Vai via, demone. A lei mi è rimasto appeso così.
che non mi ricordo quale ho controllato e quale no. Ma buon Giorgio, ma lei diciamo che ha storto un po' il naso, ecco. Però. Qui Dallas, sicurezza al ponte minerario. Kain è impazzito, torna indietro. Io so come si usa. Camminerà soppo per tutta la vita se non mi dai i codici della stiva. È il settore lavorazione. Non abbiamo i codici della stiva. Ah, ok, era il giro. Il tempo sta finendo. Datemi quei codici. Cristo, è questo che hai fatto al capitano? No, Ben, è stato un incidente. Non osare paragonarmi ad uno come Mercer. Sto cercando di salvarmi. Il marchio è la nostra unica speranza. No, lascialo andare. È armato. Dove cazzo è la sicurezza? La sicurezza non c'era. Ma a me mi fanno impressione queste cose. Sembrano tipo del... Buongiorno. Lei è un bell'uomo. Non so se le l'hanno detto. Mamma mia, guarda quanto è potente la nostra pistola. Guarda che effetto c'ha. Ma è corazzato? Era corazzato tipo questo, raga. Ok, qua c'è uno shop. Unità di stasi e dei crediti. Ehi, madonna. Che bella sta pistola, mamma mia, è diventata proprio forte. Accesso a gravità zero. Il rig dell'amministratore sarebbe nella sala comando lavorazione, ma le sicure sono manomesse. La porta non si apre se non si ripristina la gravità, ma il sistema non la ripristina se ci sono detriti vaganti. Almeno il fascio di lavorazione funziona. Aspetta. Accesso a gravità zero. Vediamo. Ma posso prenderlo? Che cazzo è sto coso? Allora, per andare nel rig devo andare da questo lato. Vediamo, andiamoci. Cos'è sto coso? Ah, i detriti. Devo distruggere tipo così? Devo distruggere un paio di cazzi. Ah, li posso... Ah, li devo lanciare. Ah, ok. Guarda, è incredibile. Trovo solo crediti. Quando a me servirebbero di più, non lo so, munizioni comunque. Quello era ancora vivo, però ce n'era un altro. Ancora però non possiamo andare qui. O c'è un altro detrito che io non ho visto. Eccolo. Perfetto. Ok, adesso dobbiamo riandare là sotto a riattivare la gravità. Quindi c'erano questi detriti spaziali che non facevano annullare la cosa. Giustamente, se no queste cose cadono nella nave. Perfetto. Eccoli lì, tutti i gentiluomini. Oh cazzo. No, 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 no. Porca puttana, raga. Dov'è? Fate tutti? Ok, dammi i crediti. Mamma mia, se me la sono giocata bene. Troppo forte. Ma comunque le armi, una volta che le potenzi, raga, dai, siamo messi bene. Dai, i colpi ce l'abbiamo, tranne per la pistola. Raga, guarda quanto è forte. Guarda quanto è forte. Che il salvataggio ce lo siamo sparati. Quindi possiamo adesso accedere in quelle camere che avevamo visto, dove ci voleva la cosa 3. Una mi pare che era qua, il primo piano. Non mi ricordo se era qui o dall'altra parte. C'erano due camere a livello 3, ci farebbero molto comodo. E allora facciamo una roba. Siccome quella cosa che cerco io è qui, ma noi dobbiamo andare per adesso qui su manutenzione. Penso che comunque dovremo riandarci lì, perché è dove si attivava il radiofaro. Quindi intanto andiamo qua, seguiamo quello che ci dice, così poi facciamo un viaggio e due servizi, come si dice. Allora, di munizioni stiamo scarseggiando per pistola e per il resto va bene, anche qua volendo. Il problema è che trovo solo crediti, quasi quasi mi conviene comprarli a sto punto. Hammond! Deve essere nei condotti dell'aria. Portalo qualcosa. Ma... il marchio! Oh cazzo. Basta, ti prego. Basta pietà. Cosa? Quello era il marchio. No.
Non ho visto niente. Ma... ho perso di nuovo Hammond. Ma... prendi il radiofaro. Andiamo via da questa cazzo di nave. Ma guarda, non la faccio ripetere. Dove cazzo stiamo... ma buono. Beddomi. No, 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 lascia andare il bastardo. L'ho ucciso. Oddio, cosa c'è? Oddio. No, 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 vai via, vai via, vai via. Cazzo è, c'è quel bastardo che spara sperma. Adesso penso sia morto. E basta. Quindi Isaac ha... questa nota parla comunque, è Isaac è stato quello a mandare Nicole qua nelle Ishimura ed è per questo che è qui, per cercare principalmente lei, anche perché si sente in colpa, soprattutto dopo tutto questo disastro, si sente comunque responsabile della sua morte, se è morta. Certo. Trova il nascondiglio di Kai nel ponte minerario. Ah, questa era una missione secondaria, infatti è un approfondimento alla storia. Vedete che belle, raga, che mentre le facciamo, queste cose che stiamo facendo noi sono aggiunzioni in più. Abbiamo capito infatti che è stato Isaac a spingere Nicole a andare nell'Ishimura, che Mercer aveva questa sua paura della morte, che quindi l'ha spinto a cercare, a fare esperimenti per cercare di ricreare il tessuto, quindi di non invecchiare mai. Non penso si aspettasse tutto questo, però ne ha voluto approfittare. Tutto questo sempre secondo il marchio. Guarda quanti sono inquietanti questi, raga. È uno spreco di colpi. Perfetto. C'è qualcosa che gliela tiro addosso? Mo? Ma che cazzo? Gli ho scippato la testa e ho tirato la sua testa. Perfetto. Direi perfetto, raga. Ci siamo fottuti tutto. Grazie mille per il passaggio. Oh, Daniel. Ah, Nicole. Ma non... oddio, non riesco a credere che tu sia qui. Io credevo che non ti avrei più rivista. Andremo a casa. C'è un radiofaro qui vicino. Chiediamo aiuto. Il radiofaro? Sì. È chiuso nell'officina. Ti farò entrare io. Di qui. Attenzione, Nicole è viva quindi, ok. Oh, tre lame. Grazie, grazie, amore mio. Vieni qui, amore. Cina da qui. Nicole, ci sono così tante cose che voglio dirti. Tipo che mi sei mancata, so, tipo. Ma avremo tempo, te lo prometto. Raggiungiamo il radiofaro. Tutti contano su di noi. Va bene. Vai, amore mio. Aprimi questa cazzo di porta, cortesemente. Nicole. Nicole. Ma vai a cagare. Amore mio! Che puttana! Ok, lottiamo, lottiamo velocemente. Perfetto. Prendiamo l'artiglio così se c'è qualcuno da quel lato. L'officina è aperta. Non ti ho mai visto al lavoro. Sei preciso con quell'affare. Ah, vai a cagare. Usiamo un kit. No, lancia il radiofaro di soccorso. Qui è pieno di condotti di manutenzione. Ti raggiungo. Va bene, Nicole. Allora, come siamo messi a colpo? Mi chiamassi. Se ne vedi altri, nasconditi. Ok? Promesso. Ti amo, Isaac. Puoi farcela. Rimetterai le cose a posto. Ci unirai di... ti amo anche io, cucciola. Vai a cagare. Però, attenzione, Nicole. Nicole è viva. Il nostro uno schema. Schema rig minatore intermedio. Radiofaro, eccolo qua. Avevo perso il tuo rig, sei anche quello di Hammond. Tutto ok? Ho un radiofaro di soccorso. Nicole mi ha aiutato. Nicole è lì? Ci siamo separati. Troverà un modo per tornare. È davvero tosta, eh? Torno indietro alla sala di comando minerario. Lancerò il segnale. Tu sta attento a Nicole. Ammesso che il sistema non perda colpi di nuovo. Occhi aperti. Beh, a rompere i coglioni. Wow, raga, che bello. L'atmosfera, l'ambiente. Molto allegro l'ambiente, raga. Ah, buongiorno. Ehi, addio mio.
Cos'è? Ma che cazzo è? Uscita da gravità zero. Raga, mi sono ferito a caso. Ok, devo rimettere il radiofaro qua. Tra l'altro qua abbiamo pure le due stanze dove poter accedere con il livello di sicurezza 3. Vabbè, ci siamo presi un paio di colpi per la pistola, dai. Sempre meglio di niente. Di qua potevamo salire, noi dove dobbiamo andare? Di qua. Ok, non ci resta altro che mettere il radiofaro e vedere se funziona. Eccola qua, l'autorizzazione. Ma buongiorno, Lut. Ok, vediamo, mettiamo il radiofaro. Accesso amministratore autorizzato. Tubi di lancio in preparazione. Oh. Errore. Da. Tubi di lancio ostruiti. Cos'è stato? I minatori hanno fatto esplodere anche i tubi di lancio. Sono spazzatura. Fantastico. Non possiamo buttare il radiofaro dalla finestra. Ci deve essere qualcosa. Un asteroide. Quello nella stiva mineraria per la fusione. Che cosa intendi? Se attacco il radiofaro di soccorso a quell'asteroide e poi lo lancio lontano dalla nave, avremo una trasmissione chiara. E ti farai uccidere. Il macchinario là dentro è ancora in funzione, Isaac. Allora forse tiene anche fuori quelle cose. Ci dobbiamo provare, Kendra. Vado. Che idea di merda, raga. Minchia, quindi dobbiamo andare lì, ma è rischiosissimo. Dobbiamo lanciare un meteorite con il radiofaro fuori dalla nave. In modo da ottenere delle comunicazioni esterne, dato che qui tutto è andato a puttane. Ma comunque la difficoltà è media con cui lo stiamo giocando. Però secondo me così è godibile al punto giusto. Cioè, questi sono pericolosi, ragazzi. Se ti attaccano, che ti attaccano, mi pare che ti one shottano. Unità di stasi. Qua ci vuole il generatore. Esattamente qua. Ma buongiorno. E due coglioni. No. Aia. Ma tu guarda come ci stavo morendo. Ti incastrano male, eh? Vabbè, sono uguale. Accesso a gravità zero. Ok. Hai preparato un piano? L'asteroide è bloccato da una manciata di legami gravitazionali. Guarda l'asteroide. Posiziono il radiofaro di soccorso sulla superficie. Ok. Dai, così deve funzionare. Questo posso passare. Perfetto, raga, ho capito tutto. Grazie mille. Sono un pro player, un grande player, mai scoperto. Nessuno parla di me per un motivo. Ah, ho capito. Ecco, raga, ho capito praticamente. Minchia, mi ero un attimo bloccato su questa parte. E invece in realtà era molto più semplice di quanto pensassi. Praticamente i legami gravitazionali, io pensavo che erano gli agganci di questo robo, no? Tipo quelli lì. Invece, madonna, cazzo è successo? È esploso. E invece i legami gravitazionali sono questi qui. Adesso vi faccio vedere. Praticamente fermiamo con la stasi questo. Poi dobbiamo distruggere il robo lì. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo andare da questo lato. Non so quante cazzo di volte l'ho fatta sta roba. Ok, adesso dobbiamo lanciare solo l'asteroide. Perché meno male che non si bagga ma... Oh, cazzo è successo qua? Mamma mia. Oh cazzo. Vai a fare il culo. Guarda con gli oggetti del luogo. Minchia, dobbiamo prendere il generatore. Ok raga, ce l'abbiamo fatta. Ok, 162 anni per fare sta roba. Ma dovremmo avere finalmente il radiofaro. Oh, spediamo il meteorite. Vediamo se lo... Ah, già l'abbiamo mandato fuori. Il radiofaro è di nuovo collegato. Trasmette su tutta la banda. Allineo il ricevitore. Ok, vediamo se riusciamo a contattare qualcuno per andarcene. Torna alla stazione di trasporto. No. Ehi. Cazzo sì. Rilevata anomalia pericolosa.
quarantena attivata. No, no. Oddio, no. Di nuovo lui? La quarantena. Il sistema non rimuove il blocco con quel cacciatore lì. Bypassa l'apertura manuale della porta. Ci provo. L'esplosione ha bruciato metà dei circuiti. Ci sono quasi. Resisti. Resisti un paio di cazzi. Veloce. Madonna mia. Porca puttana lui. Ma lei ha rotto il cazzo. No, no, non ho più. Non ho più così. Veloce, 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 veloce. Oh cazzo. Ma siamo pazzi, raga. Io mi devo curare. Usa questo e due di questi. Mamma mia, ma è completamente pazzo sto gioco, raga. Cioè ti fa trovare con quelli dietro i due qui. Ma sei pazzo completamente. Vai via, vai via, vai al ponte. Ancora. Arrivederci. Ciao strozzo. Queste qui sono qui pure, raga. Tagliano a metà se li lancio. Me lo porto dietro. Dove devo andare? Di qui. Ok, tra l'altro passiamo da uno shop, raga. Aspettate un attimo, mi devo vendere un paio di robe. Ok, raga, volendo possiamo comprare l'armatura. E la prendiamo, ma la prendiamo. Cos'è di spese se non ti prendi le armature? Vediamo, da così. Mamma mia, guarda quanto siamo corazzati. No, vabbè, là. Troppo figo, certo abbiamo speso 35k però ne è valsa la pena. E aspetta, compro pure delle munizioni. Porca puttana. Avete rotto il cazzo. Porca puttana. Vai a cagare. Mamma mia. Prendi l'ascensore di merda. Che piano devo andare? Preparazione. Vai via. Mi sa che è andato. Non sono sicura. Il sistema fa i capricci. C'è il disturbo delle telecamere. Vedo mio fratello. Mi saluta. Il radiofare è partito. Sto allineando. Un momento. Il sistema di ricezione non risponde. Oh, merda. Le comunicazioni mai riparate. Non è un codificatore questo. Spero che anche 48 ore sia una stima errata. Altrimenti niente salvataggio. No, 48 Vai ore. Verso il ponte. Forzo la porta delle comunicazioni. Tu scopri qual è il problema. Non pensare a Nicole. Come dice Hammond, farà le scelte giuste. Lo spero. Oh, che cazzo, Dio! Ma è una testa! Ma che schifo è! Oddio! E pesti così qua sarebbe molto comodo un lanciafiamme. Ok, siamo al trasporto, raga. Ok, missione completata. Capitolo 7 compiuto. Mandati aiuto. Capitolo 8. Signori, io direi che per questo episodio ci salutiamo qua. Noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Dead Space, dove vedremo se riusciamo a chiamare aiuto e appunto andarcene dall'Ishimura. Ciao belle mie, alla prossima.